Un caro saluto come sempre. In questo video esploreremo cosa dovrebbe succedere ad una massa o a voi se siamo su una rotazione che si sta muovendo intorno al Sole, spiegando le forze che influenzano voi o una massa su quella rotazione. Rivedremo di nuovo anche i sistemi di riferimento inerziali sulla teoria del moto relativo. In primo luogo, cosa risponde la fisica tradizionale se chiediamo «Perché non sento alcun movimento della Terra?» Ci dicono che la Terra ruota molto velocemente all'equatore con una velocità di oltre 1000 miglia all'ora, pari a 1609 km all'ora. Stop! Fermo la traduzione perché qualcuno direbbe che non è vera questa velocità. Scientific American scrive che la superficie della Terra all'equatore si muove ad una velocità di circa 1000 miglia all'ora, che corrispondono a 1609,34 km all'ora. Focus scrive che la velocità all'equatore è di 1670 km all'ora. 1000 miglia corrispondono a 1609,34 km e se prendessimo i 1670 km dichiarati da Focus fa 1037,69 miglia. Fateci capire, scrivete i numeri alla cazzo di cane. 1670 km meno 1609,34. C'è una differenza di 60,66 km orari. E troviamo ancora 3 volte 6, incredibile, vero? Ma andiamo avanti. E dicono che anche il centro della Terra si muove attorno al Sole a 67.000 miglia all'ora, pari a 107.826 km orari. E anche qui ci sarebbe da dire, nella trasformazione c'è una differenza di 826 km orari. Qui squiglie. Ma leggiamo qui una velocità orbitale media. Significa che non è regolare, ma la scienza ufficiale dice pertanto non si sente alcun movimento perché entrambi i movimenti hanno una velocità costante. Voi al suolo all'equatore avete una velocità costante? No, vi trovate su una rotazione di un corpo rigido. La rotazione quando si muove è traslazione. Nella rotazione del corpo rigido con traslazione si applica la fisica. Il vostro movimento sarà la somma di entrambe le velocità. Quindi cosa succede? Osserveremo 7 ore per voi che vivete su una rotazione che si muove. In un'ora la rotazione incrementa di 15 gradi. Da 0,500 ore al mattino alle 1200 ore di mezzogiorno. La velocità tangenziale è di 1000 miglia all'ora pari a 1609 km all'ora. La velocità di traslazione al centro è di 67.000 miglia all'ora pari a 107.826 km all'ora. Potete utilizzare il link in basso a destra di questo strumento di addizione vettoriale per controllare i risultati. La vostra velocità sarà sempre la somma di entrambe le velocità di vettori. Questa è la fisica di base. Ricordo, per chi non l'ha visto, che trovate la playlist di tutti i video precedenti che vi permette di partire da zero usando la playlist di YouTube o attraverso indice alfabetico sotto la voce fisica della criptonite o kryptonite in inglese. A 0,500 ore la risultante della vostra velocità sarà di 67.270 miglia pari a 108.260 km all'ora. Poi 67.010 miglia pari a 107.842 km all'ora a 0,600 ore e così via per ogni ora. La vostra velocità nel viaggio intorno al Sole cambierebbe costantemente. A 1200 ore la vostra velocità è 66.000 miglia pari a 106.216 km all'ora. I numeri rossi indicano la differenza dalla velocità precedente fino a quel punto. Da 0,500 ore a 0,600 ore la vostra velocità è diminuita di 260 miglia pari a 418 km all'ora. La vostra accelerazione è di meno 3,23 cm al secondo al quadrato. Per avere un'idea dell'impatto di questa accelerazione, riempite il bicchiere d'acqua fino al bordo. Ora spostatelo di 3 cm sul tavolo in un secondo.
Muovendoci in avanti ogni ora il vostro tasso di accelerazione cambia. Ora dobbiamo sommare i due vettori di accelerazione per il punto delle 700 ore. Il primo è per l'accelerazione centripeta, semplicemente per la rotazione, 3,39 cm al secondo al quadrato. Il secondo in giallo è la direzione che vi riguarda, dovuta alla decelerazione durante il movimento attorno al Sole, che fa 3,23 cm al secondo al quadrato. Sommando i vettori, la vostra accelerazione totale è di 6,6 cm al secondo al quadrato, in questo punto a 0,700 ore. Questi sono i vettori rilevati per 7 ore. Una persona di 100 kg cambierebbe il suo proprio peso di 300 grammi in 5 ore. Ora immaginate 100.000 kg di acqua con un'accelerazione e una decelerazione costante. La Stazione Spaziale Internazionale orbita attorno alla Terra a 17.000 miglia pari a 27.359 km all'ora. Completa la sua orbita in circa 90 minuti. La sua distanza dal centro di rotazione è di 4.217 miglia pari a 6.786 km. Da 0,5 a 0,6 con 15 gradi di rotazione ci vogliono 225 secondi. La velocità risultante della ISS cambia di 4.140 miglia pari a 6.662,68 km all'ora in quel lasso di tempo. L'accelerazione della ISS sarebbe meno 8,226 metri al secondo al quadrato. Dobbiamo aggiungere nuovamente i vettori di accelerazione a 0,7. Solo per la rotazione la ISS sta accelerando a 8,51 metri al secondo al quadrato. Ora aggiungiamo l'accelerazione sulla ISS dovuta alla sua decelerazione attorno al Sole. 8,74 metri al secondo al quadrato. Aggiungiamo i vettori. La risultante dell'accelerazione è di 17,2 metri al secondo al quadrato in questo punto. Dal punto 0,7 al punto 0,12 l'accelerazione della ISS cambierebbe drasticamente. Da 17,2 a 8,5 metri al secondo in un tempo brevissimo, la ISS verrebbe lanciata nello spazio in pochissimi secondi. Chiunque si trovasse là dentro verrebbe distrutto. Oltre a tutte le accelerazioni che abbiamo visto, abbiamo altro. Il Sole viaggia a velocità costante intorno all'Universo. La Terra va avanti e indietro attorno al Sole. La Terra stessa accelera costantemente con una velocità variabile. Diamo un'occhiata al movimento relativo e ai frame di riferimento inerziali. Il video sulla fisica della criptonite e questo foglio finisce con i quadri di riferimento inerziali. Se A è diverso da C, e lo è, come può cambiare A quando viene messo in una carrozza con le ruote? Non può! Cambiare i due punti relativi su questo giro di giostra non può cambiare l'esperienza di chi si trova sulla giostra. Sarebbe come dire che il centro relativo o vicino a voi sulla Terra non può cambiare l'esperienza se vi trovaste su questa rotazione che si sta muovendo. In lingua inglese, kryptonite o kryptonite significa l'unica debolezza di qualcosa o qualcuno altrimenti invulnerabile. In italiano possiamo dire semplicemente il tallone di Achille.